Il prossimo premio è Progetto Innovativo dell'Anno Insurance Ramo Salute. The winner is Unisalute. Per essere leader nell'assicurazione sanitaria e nella gestione dei fondi sanitari integrativi, in particolare per l'innovativo progetto Sicuri Ripartiamo, creato per prevenire il contagio e la diffusione del Covid-19, rispondendo alle esigenze nel mondo delle imprese e dei lavoratori in modo funzionale ed efficiente. E saluto con grande piacere Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di Unisalute. Bentrovata, buon pomeriggio, buona serata. Buon pomeriggio anche a lei. Allora, le chiedo, come faccio con tutti, un commento a caldo. Beh, intanto grazie perché è veramente un risultato inatteso, quindi vi ringrazio per la sensibilità, perché quello che stiamo premiando è un progetto veramente innovativo. Se vuole potrei dire anche due parole. Assolutamente, sarebbe stata la mia seconda domanda, ma lei, bravissima, stava andando giustamente da sola. Assolutamente, un progetto importante soprattutto nel contesto in cui siamo. Sì. Guardi, l'idea è nata per aiutare le imprese verso una ripartenza sicura. È un protocollo di servizi che si basa su due grandi filoni. Il primo, dare a tutte le imprese, in particolar modo quelle medio-piccole, un aggiornamento costante dell'evoluzione della normativa, che in questo contesto di pandemia sappiamo essere in continua evoluzione, e quindi questa cosa crea e destabilizza un po' il mondo del lavoro. In più tutto questo è aggravato anche dal fatto che, come datori di lavoro, si è responsabili nel caso di contagio all'interno dell'azienda, piuttosto anche si è responsabili nei confronti dei fornitori o dei clienti, no, che hanno accesso all'attività produttiva. Quindi avere una piattaforma evoluta come quello che abbiamo progettato noi, all'interno della quale si può trovare un aggiornamento in tempo reale di tutte le novità normative, tra l'altro semplificate sotto forme di FAQ, di video tutorial, quindi uno strumento anche che ha uno scopo formativo, il datore di lavoro lo può diffondere su tutte le sue maestranze aggiornandole costantemente, dà sicurezza e certamente aiuta sia a ridurre il rischio di contagio, ma anche aiuta il datore di lavoro a poter ripartire senza incorrere né in sanzioni amministrative né neanche in azioni di responsabilità. Il secondo filone che è previsto sempre nel progetto è il protocollo medico. Noi abbiamo studiato con le nostre equip mediche, è un protocollo che viene utilizzato un po' in escalation per andare a ricercare, qualora i sintomi lo giustificano, eventuali contagi. Naturalmente abbiamo messo a disposizione la rete di Unisalute, che è una rete estremamente capillare e numerosa, e abbiamo concordato con tutti i nostri collaboratori un prezzo concordato per fare i test, sia quello qualitativo che quantitativo, o nella malaugurata ipotesi di contagio anche il tampone. Questo per consentire, quando ci sono delle situazioni di criticità, di poter intervenire tempestivamente e suggerire naturalmente al lavoratore di andare in quarantena. Certo. Beh, infatti non a caso, ecco, un progetto interessantissimo nella motivazione, abbiamo detto, insomma, per rispondere alle esigenze, no? E in questo momento effettivamente le esigenze sono quelle: garantire la sicurezza, insomma, essere efficienti al 100%. Ecco, questo con questo si va nella direzione giusta. Io, insomma, la ringrazio, lei ci ha detto grazie per la sensibilità, sono io che in qualche modo rilancio a lei questa parola, sensibilità, perché è un periodo complicato, quindi progetti come questo servono. Quindi complimenti e grazie per essere stati con noi. Grazie ancora, grazie a voi, a presto. Grazie, a prestissimo, sicuramente a prestissimo. Allora, grazie. Noi andiamo ancora in pubblicità, poi però ripartiamo alla grande e davvero vediamo tantissimi vincitori premiati oggi qui sulle Fonti TV.